dell'altra sicurezza urbana dei frutti, no, dei
operativa, come l'ha definita il ministro Maroni sotto il profilo della sicurezza, che è un'altra delle violazioni, per così dire, a quella grande distinzione tra atti di gestione e atti amministrativi, perché questo le fa tutto il sindaco, e forse non è necessario nemmeno che siano così di niente, stando almeno al dato testuale che emerge dal periodo del Consiglio. Allora, non tutti i rifiuti di atti d'ufficio sono rilevanti penali, ma sono quelli che attengono, lo ripeto, alla giustizia, alla sicurezza o all'interesse. Solo in questo caso c'è la possibilità eventuale di configurare un vero e proprio rifiuto di atti d'ufficio. Quindi in realtà la costrizione da parte del legislatore opera in due direzioni. Una è evidente, perché ci dice che anche il pubblico ufficiale che vi dicesse, se voi vi presentate, no, io l'atto non lo voglio fare, di per sé non incorre affatto, come accadeva prima, un rifiuto di atti d'ufficio. È indispensabile quando dice no, io non lo voglio fare, voi abbiate richieste sia materia obiettivamente rientrata in quelle categorie che vi dicevo prima. Sicurezza, genere, appartenenza, commissione, non esiste. La seconda tara è che la legge è, come dire, è calibrata per l'esterno, ma non per l'interno. Di talché, paradossalmente, e anche in questo caso ci sono state decisioni da parte del Supremo Tribunale della Cassazione, di talché diventa quasi neutra nei rapporti interni. Per cui, paradossalmente, il dirigente di un ufficio pubblico che desse una disposizione imperativa al suo subordinato, fatto le conseguenze disciplinari, quelle evidentemente sono insite nel rapporto di gerarchia, c'è di loro, che c'è tra di loro, non otterrebbe, secondo me, 9 volte su 10 alcun tipo di effetti, di effetto giuridico sotto il profilo penalistico, denunciando il proprio dipendente per l'omissione di atti d'ufficio. Questa è la prima forma che consiste nel rifiuto vero e proprio. Ovviamente il rifiuto può essere esplicito, tacito, per fatto concludente, come volete voi. L'importante è che il rifiuto però riguardi quelle due materie. Fuori da quell'area il rifiuto non esiste.